Eccomi, scusate ragazzi, mi sono allungato un po'. Rimettiamoci subito al lavoro. Dove eravamo arrivati? Ah, ecco, sì. Avevamo appena introdotto il concetto di sottinsieme, ricordate, no? Allora ragazzi, è interessante chiedersi quanti sottinsiemi si possono ottenere al più da un insieme di n elementi. La risposta è n-1 elevato ad n. Quindi se per esempio abbiamo un insieme che ha tre elementi, cioè 0, 1 e 2, si possono ottenere n-1, cioè 3-1, cioè 2, elevato a 3 sottoinsiemi, quindi 2 elevato a 3, cioè 8 sottoinsiemi. L'insieme di tutti questi sottoinsiemi, cioè l'insieme di tutti questi 8 sottoinsiemi, si chiama insieme delle parti di A. Riflettete su una particolarità: l'insieme vuoto è sempre un elemento dell'insieme delle parti di A. E questo è evidente perché, dato un qualunque insieme, l'insieme vuoto ne è sempre un sottoinsieme, e quindi appartiene all'insieme delle parti di A. Ragazzi, quassù, guardate! Non perdetevi d'animo, si è un po' complicato. L'insieme delle parti ci dice quanti sottoinsiemi possiamo costruire dagli elementi di un insieme dato, cioè come si possono combinare gli elementi. C'è un intero ramo della matematica dedicato a questo, che si chiama proprio matematica combinatoria, che è utile per fare previsioni sulla probabilità nei giochi e in tanti problemi della vita, come ad esempio capire qual è la probabilità di fare 6 al Super Enalotto. Pensate, è pari a 1 su 622.614.630. Ragazzi, ma ci siete? Mi state ascoltando o no? Ma cosa guardate? Io sono da questa parte. Concentratevi un po'. Ragazzi, passiamo adesso alla prima vera operazione tra insiemi, che si chiama unione e che rappresenta per gli insiemi ciò che la somma è per i numeri. Dati due insiemi A e B, la loro unione, che si indica così, è un terzo insieme i cui elementi appartengono o ad A o a B. Per esempio, se ogni classe di questa scuola la pensiamo come un insieme di studenti, l'unione di tutte le classi dà un insieme più grande, quello di tutti gli studenti della scuola. Questo esempio ci fa capire che il concetto di unione si può applicare a due, ma anche a tre, a quattro, a cinque insiemi e così via. L'importante è mettere nell'insieme unione tutti gli elementi degli insiemi di partenza. Naturalmente può capitare che un elemento sia presente in più di un insieme. In quel caso, come si vede da questo esempio, bisogna ricordarsi di prenderlo una sola volta. Infatti non ha senso inserire lo stesso elemento due volte in un insieme. Che significherebbe mai? Un elemento o appartiene o non appartiene all'insieme. Appartenere due volte a un insieme è come chiamarsi Moretti due volte, non ha senso. Ora ragazzi, parliamo di un'altra operazione tra insiemi, l'intersezione. L'intersezione di due insiemi A e B è un terzo insieme costituito dagli elementi che si trovano sia in A che in B. Quindi, se ricordate la definizione di insiemi, sono quegli elementi che soddisfano sia la proprietà caratteristica dell'insieme A che quella dell'insieme B. Per esempio, se consideriamo l'insieme dei numeri interi dispari e l'insieme dei numeri interi minori di 10, la loro intersezione è un insieme che comprende l'1, che è dispari e minore di 10, il 3, che è anch'esso dispari e minore di 10, il 5, che è anch'esso dispari e minore di 10, e ragionando nello stesso modo il 7 e il 9. Quindi questo insieme sarà dato appunto da 1, 3, 5, 7 e 9. Ragazzi, questa lezione è un po' dura, ma non perdetevi d'animo. Cerchiamo di capire a che serve sta roba. Abbiamo detto che l'unione è una sorta di addizione tra insiemi, ma anche l'intersezione lo è. Solo che l'intersezione è una somma più severa, dove vengono scelti solo gli elementi comuni ai due insiemi. Le nostre applicazioni per computer e cellulari usano questa logica, che viene chiamata booleana. L'operazione di unione corrisponde nel linguaggio booleano all'operazione OR, che significa un elemento soddisfa almeno una proprietà, cioè sta almeno in un insieme, mentre l'operazione di intersezione corrisponde all'operazione AND, che significa un elemento soddisfa entrambe le proprietà, cioè sta in entrambi gli insiemi. Con questi due mattoncini logici è possibile costruire i più complicati circuiti elettronici e le più sofisticate applicazioni. Incredibile, vero?